Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando da casa. Io sono qua con José Stancarone, grazie di essere con noi, José. Grazie Questo è il nostro quinto appuntamento con l'esperto di autismo del mese. Abbiamo intervistato diversi esperti fino ad ora. Su diversi tipi dell'autismo, con diciamo, la finalità è quella di potervi fornire un supporto per poter aiutare al meglio le persone con autismo a relazionarsi con il mondo, a fare piccoli progressi e a migliorare in definitiva la loro qualità di vita. Questo è il nostro obiettivo. Per cui questa intervista anche oggi avrà questo scopo. Ecco, per questo con noi c'è José Stancarone, che è un giovane con la sindrome di Asperger, che è un giovane ricercatore universitario, anche docente, ricercatore universitario in matematica, giusto? Sì, giusto, giusto. È docente anche di matematica e fisica al liceo, nonché scrittore. A me piace anche definirlo libero pensatore, perché veramente nei suoi scritti avverti qualcosa che è fuori dal comune, quindi che ti fa pensare subito a una mente libera che esprime, insomma, i pensieri. Allora, sì, forse la connessione, leggo qua qualche commento, anch'io lo vedo uguale, immobili pure per me, ora vi vedo ma siete immobili, allora forse andrà un po' a scatti, può darsi che vada un po' a staccati finché non si stabilizza. Comunque, già se riusciamo a sentirci è buono, non vi preoccupate, piano piano l'immagine si stabilizzerà. Può essere un piccolo problema tecnico, ma si risolverà presto. L'audio come sentite? Riuscite a sentire? Aspettiamoci. Immagine audio bloccati. Vediamo. Sì, ok, tutto ok, adesso tutto ok, ora sì, benissimo. Ok, perfetto. Sandro, tenete anche conto di una cosa. C'è qualche secondo di ritardo tra la nostra comunicazione e il vostro video, quindi abbiate pazienza. Quando c'è qualche problema, sicuramente poi viene risolto, come in questo caso. Quindi andiamo avanti. Adesso entriamo proprio nel vivo di questa intervista. Io, come al solito, sapete, siccome ho la memoria corta, mi preparo sempre il foglio con le domande, in modo poi da seguire appunto una scaletta precisa. Non perdermi, io tendo a perdermi facilmente, Giuseppe. Allora, innanzitutto vorrei chiederti, Giuseppe, come hai scoperto di avere la sindrome di Asperger? Allora, quando sono nato io nel lontano 1984, la sindrome di Asperger in Italia non era ancora riconosciuta. C'è da dire che ci sono persone, anche operatori del settore, che sono laureati precedentemente al 1994 e non la conoscono, sto parlando anche di persone che fanno gli psichiatri di professione. Diciamo che è avvenuto tutto dal 94 in poi. Le persone nate precedentemente al 1994 non hanno, molte di loro l'hanno scoperto da adulti, già in età adulta, e alcuni addirittura non l'hanno mai scoperto, non lo scopriranno mai. Inizialmente io sono stato, avevo qualcosa che non andava quando ero piccolo, cioè all'asilo, nelle relazioni sociali, eccetera, eccetera, ma non fu riscontrato nessun tipo di problema. Semplicemente il pediatra si limitò a dire: ecco, è spesso malato, sta spesso a casa, quindi non ho opportunità di esercitare la relazione con gli altri suoi coetanei. Poi in realtà ho avuto problemi di apprendimento durante la scuola elementare, i primi anni, tant'è che ho iniziato a frequentare la scuola elementare in terza,
in terza elementare, pur essendo iscritto i primi 2 anni, è stata mia madre a insegnarmi a leggere, scrivere e contare, perché i primi 2 anni, un po' per le difficoltà di adattamento in quell'ambiente che a me appariva competitivo, un po' per i diversi problemi di salute che si accavallarono durante quel periodo, i primi 2 anni della scuola elementare non ho seguito. Non ho seguito e quindi sono stato a casa praticamente. Poi un po' perché crescevo, un po' perché ho cambiato maestri, voglio citare perché non si citano mai i maestri, che tra l'altro voglio sottolineare non erano neanche laureati, era la maestra Maria, il maestro Giovanni e la maestra Filomena. A dimostrazione di come un insegnante può cambiare, ha il potere di cambiare il corso della tua vita, sia in bene che in peggio, con loro sono riuscito poco a poco a integrarmi, loro erano molto attenti, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, ho fatto la scuola media, anche ho avuto qualche problema, al liceo ho avuto problemi il primo anno, però tutto questo, in tutta questa storia, fino al liceo io non sapevo di avere la sindrome di Asperger. Poi, banalmente, leggendo qualche articolo, di giornale, qualche notizia relativa a un film, sono venuto a sapere della sindrome di Asperger, riconoscendomi in alcune delle caratteristiche, come le prime basilari, come le difficoltà nella relazione sociale, però non era tanto quello quanto il tipo di percezione sensoriale che caratterizzava la mia esistenza, che pensavo toccasse un po' a tutti più o meno, però in realtà poi con gli anni mi sono accorto che gli altri non hanno quel fastidio, non so, nel rumore del piatto che sbatte sul tavolo, piuttosto che nel clacson dell'auto, piuttosto che qualsiasi altro tipo di percezione sensoriale. E quindi poi ho approfondito, poi ho avuto grazie al dottor Guido Adangelo, che è Il il fratello. fratello dell'intervistatore, ho ricevuto una diagnosi dal test, beh, ma al di là di questo, alla fine si tratta solo di un'etichetta. Poi magari nel corso dell'intervista vediamo, non è quel test che esprime la persona, anche perché c'è la cosa interessante è che si parla di sindrome di Asperger, io non parlo mai di autismo, perché l'autismo nell'accezione comune è sempre associato a una malattia, mentre la sindrome di Asperger dà l'idea della sfumatura, quindi è giusto parlare di disturbo dello spettro autistico, perché la parola spettro ti dà proprio l'idea delle diverse graduazioni che caratterizzano. Alla fine l'essere umano non può essere impacchettato, inscatolato in dei contorni prefissati, ma è qualcosa di più dinamico. E quindi preferisco parlare di disturbo dello spettro autistico, di sindrome di Asperger, piuttosto che di autismo, anche perché due sono le cose da dire. Due persone Asperger possono essere diversissime tra di loro, più che una persona Asperger e una persona neurotipica. Quindi questo dà l'idea proprio dell'alto range che c'è fra le diverse caratteristiche. Quindi questo è sicuramente un dato essenziale per poi iniziare a valutare se si può parlare di Asperger, di disturbo dello spettro. Poi ci sono altre questioni, tra cui il fatto che perché si parla di sindrome e non di malattia, perché essenzialmente una persona senza il suo cancro esiste, una persona senza il suo morbillo esiste, una persona senza sindrome di Asperger non esiste, perché la sindrome è proprio qualcosa che è caratterizzante di quella persona. Poi purtroppo la società è strutturata in maniera tale da dare alla sindrome sempre un'accezione negativa, però molto spesso le difficoltà, anzi molto spesso, quasi sempre, le difficoltà sono
più che altro nell'ambiente in cui la persona è inserita. Questo non vale solo per la sindrome di Asperger, ma vale per chiunque. Nel caso della sindrome di Asperger c'è questa, tutto è amplificato e in generale, la sindrome di Asperger è una persona semplicemente che sente, questo si può chiamare teorema di Asperger, la persona di Asperger è una persona che sente 1 milione di volte di più rispetto a una persona neurotipica. Sia in positivo che in negativo. Quando dici sento 1 milione di volte in più, intendi a livello uditivo o sente anche a Tutto, sia a livello livello percezione? sensoriale, sia a livello cognitivo, che a livello emotivo, che a livello sensoriale. Quando uso la parola sentire, va presa in tutte le possibili accezioni. Ok, perfetto. Poi nel corso dell'intervista sicuramente andremo in profondità in questo. Allora, prima di andare avanti con le domande, volevo dirvi che al termine delle mie domande ci saranno altre domande che potete porre voi, potete fare altre domande. Comunque termineremo l'intervista non oltre le 21:30. Ok, proseguiamo con le domande. Quali difficoltà hai dovuto incontrare nel corso della tua vita? Allora, un po' quello che vi dicevo prima, diciamo, la scuola credo, per me è stato un incubo, almeno fino alla scuola elementare, poi è andata migliorando. Al liceo sono stato abbastanza bene, anche perché avevo dei compagni di classe abbastanza inclusivi, no? Gli adolescenti tendono a esercitare il concetto di branco, di gruppo e possono essere esclusivi. E quindi una persona Asperger può trovarsi in situazioni in cui è esclusa, eccetera, eccetera. A me questo non è capitato, per fortuna, al liceo. Perché appunto i miei compagni erano abbastanza bravi, ma in generale ciò che ho sofferto maggiormente è stata la competizione. Il punto fondamentale è che mi sono reso conto che la scuola italiana è fatta per la media. Chi è sopra questa media o chi è sotto questa media trova molta difficoltà. E il dramma fondamentale è chi è sotto questa media coincide con chi è sopra. Molto spesso la persona Asperger rientra, è qualcuno che potrebbe fare di più, potrebbe esprimersi, ma non sa come farlo. Le persone Asperger molto spesso hanno tutti i mezzi a loro disposizione, però hanno bisogno di qualcuno che le faccia vedere come si fa, che li aiutino a esprimersi. Quindi il problema fondamentale è quello che ho subito io è la competizione, il fatto di dover esprimere necessariamente un voto che fosse a quel livello, il fatto di dover esprimere qualcosa che fosse nella norma. Ecco, la persona Asperger soffre il regime standard, perché la persona Asperger è essenzialmente una contraddizione, non lo dico in negativo, la persona Asperger è caratterizzata dalla contraddizione e la contraddizione si scontra con quello che potrebbe e che può essere un ambiente in cui devi o rendere al massimo oppure rendere in forme che possono essere standardizzate. Ecco. Quindi questo è il problema maggiore che ho avuto io. Ecco. Poi per fortuna sono sempre riuscito, leggo molto, quindi in realtà me la cavico con le parole, quindi non ho mai avuto difficoltà con almeno i discorsi, però la competizione sì, l'ho sofferta e devo dire che ora ho imparato abbastanza a contenere, ma ancora oggi se mi capitano degli episodi, ci sono dei traumi che mi vengono alla mente. Ecco, questa è un'altra cosa che ho sofferto. Le persone Asperger, io sono una di queste, hanno una memoria molto potente.
Questa memoria ti aiuta molto nella vita, nello studio, eccetera, eccetera, perché impari, puoi imparare subito, non so, i nomi delle cose, piuttosto che il percorso di una strada, piuttosto che una formula, piuttosto che una poesia. Però la memoria potente fa sì che tu non dimentichi nulla. Quindi il trauma, che di per sé rimane insito in una persona, perché di trauma si tratta, perché appunto la memoria emotiva è quella che nessuno di noi si dimentica il compleanno del proprio figlio, perché c'è la componente emotiva nella memoria. Nella persona sparita questa componente emotiva, come tutte le altre cose, è molto amplificata, proprio perché appunto questa memoria potente elabora tutto, elabora e rielabora, e come dire, anche a distanza di molti anni, nel mio caso, quel trauma, quella situazione riemerge, riaffigura continuamente, anche se adesso la controllo, perché comunque ci sono voluti molti anni, però quella situazione è sempre lì. Quindi un qualsiasi episodio che ti capita, che è simile al trauma che hai vissuto anni precedenti, ti riaffiora. Riaffiora con la stessa intensità? No, ovviamente no, però poi dipende dall'episodio, quel ricordo ritorna, quindi non ha la stessa intensità, ho detto che in quel caso controllo, ma ritorna, sì. Ok. Ci parleresti, mi parlesti di un particolare episodio, quello che è successo alle elementari? È successa una cosa abbastanza curiosa, visto poi, diciamo, il corso che ha avuto la tua vita. Adesso ci viene da ridere, però in realtà non è stato tanto. Questa la racconto sempre perché è una barzelletta, però sembra una barzelletta, però io andavo male in matematica, tuttora ho una difficoltà nei conti. Qualsiasi bambino della scuola elementare credo sappia contare meglio di me. E avevo una maestra, diciamo, abbastanza stravagante, per cui disse mia madre che ero ritardato, disse che usavo questa parola, e tra l'altro è anche la moglie di un noto giornalista, quindi era anche una persona intoccabile sulla quale non si poteva dire nulla. Poi ho preso anche il recupero in matematica, il primo liceo, mi ricordo, e però poi, diciamo, le cose, vabbè, le ho messe in fila, ecco, diciamo così. Ecco, sì, ma poi un dottorato di matematica, voglio dire, è la prova che smentisce qualsiasi, cioè che serve a far capire anche, no? Sì, più che altro il problema di fondo è che nella scuola si è portati alla fine ad avere gli studenti che devono adattarsi al docente. In realtà è il contrario, è il docente che deve adattarsi agli studenti, è il docente che si deve adattare alle varie differenze che ha in una classe, piuttosto che invece si tende a dover raggiungere lo standard del docente. Io non sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con questo. Certo, io sono anche, in questi ultimi anni va molto di moda il sistema scolastico finlandese, per cui ci sono questi bambini che vanno nelle foreste, fanno lezioni nelle foreste, nei boschi, eccetera, eccetera, senza voti. Io sono anche contrario a questo, perché ritengo che l'assenza di difficoltà possa creare dei problemi a lungo raggio. Perché ogni persona prima o poi sarà un adulto, e ogni adulto avrà dei momenti in cui sarà solo. E in quei momenti in cui sarà solo ti serviranno gli anticorpi. Anticorpi che ti formi, che ti crei, uscendo non in maniera traumatica dalla tua zona di conforto, che può essere il luogo a cui sei abituato, che può essere la strada a cui sei abituato, che può essere gli hobby a cui sei abituato. Cose fondamentali per una persona Asperger, perché ti aiutano a vivere, sono la tua ragione d'essere, la reiterazione dei tuoi atteggiamenti, quelle piccole ossessioni, le compulsioni, sono, se vogliamo, anche la ragione del tuo essere, ma devi cercare di uscire qualche volta fuori dalla tua zona di conforto, perché altrimenti non hai quegli anticorpi, non
rimangono. Funge da vaccino, l'uscire non in maniera traumatica dalla tua zona di conforto. Molto, molto bella questa immagine del vaccinarsi prima che appunto di prepararsi per il mondo là fuori. Sì, infatti io ho il timore che si passi da un eccesso all'altro. Fino a pochi anni fa c'era disinformazione, quindi molti bambini e ragazzi venivano scelti da soli. Devo dirvi che siccome è essenziale che il ragazzo, il bambino, la ragazza, la bambina sappia di essere Asperger, ora è il professionista a decidere, a consigliare anche i genitori a che età. Perché questo? Perché fino a quando non lo sai ti senti un giocattolo rotto in mezzo a tante, ti senti come se fossi un difetto di produzione. Quando inizi a sapere che c'è che esiste questa sindrome di Asperger, se vogliamo hai un sollievo perché sai che ci sono altre persone come te e sai anche che in realtà non è tutto perduto, non è qualcosa di irreversibile. C'è dell'altro che non sia soltanto la difficoltà relazionale, ci può essere anche perché è un talento, ci può essere anche una qualsiasi capacità che non è necessariamente una capacità legata a un'attività spettacolare come può essere quella di leggere, di fare conti giganteschi. Molto spesso all'autistica è associato sempre la capacità qualche capacità istrionica, che può essere, non so, il contare, il fare dei conti giganteschi, piuttosto che disegnare perfettamente, piuttosto che anche persone asperge che apparentemente non hanno un talento che si esprime in maniera prorompente, no? Magari, però tutte le persone asperge hanno quell'attenzione nei dettagli, l'attenzione nel cogliere qualcosa che gli altri non vedono, quella sensibilità particolare che non è necessariamente relativa alla sensibilità che quella alla sensibilità di cui bulimica che caratterizza il nostro tempo, che è quella di, non so, del bacio, dell'abbraccio, del cuore via chat, dell'SMS, eccetera, eccetera, del romanticismo a tutti i costi, che qualche volta è anche nauseante. Ma hanno una sensibilità per altre cose. Possono, per esempio, io ho molta sensibilità verso gli oggetti, provo quasi dall'affetto per alcuni oggetti, che non sono oggetti che però mi sono stati regalati, quindi evocano una, ma semplicemente perché, come dire, rientrano in quello che è qualcosa che io esercito, qualche vezzo che io ho. Quindi in realtà qualsiasi persona asperge questo tipo di sensibilità, questo tipo di sensoriale, che non è detto che sia per forza un talento, però quella specificità, quell'unicità va protetta e va preservata, però al tempo stesso non va tolta completamente la difficoltà, perché altrimenti il bambino o la bambina asperge, l'adulto sarà un adulto che avrà più problemi perché non avrà qualcuno che li protegge come poteva accadere da piccoli. Mm-hmm. Ok, perfetto. Andiamo avanti con le domande. Adesso ci immergiamo proprio nel vivo dell'intervista. Vorrei chiederti se ci puoi parlare del tuo particolare modo di pensare, di percepire la realtà, come percepisci, come pensi. C'è un video degli U2 della canzone Ordinary Love, se voi andate su YouTube, ed è una buona approssimazione del modo di pensare. Ecco, diciamo che io qualche volta ho detto alle mie docenti di matematica che probabilmente io facevo la matematica con l'emisfero sinistro, l'emisfero destro, che è l'emisfero dell'intuizione, quello più artistico, della creatività, piuttosto che con quello sinistro, che è quello metodico, del linguaggio, logico, ecco. Per dire che, per esempio,
per me la matematica, per esempio, suona, cioè ha un ritmo, una specie di ritmo, non vi so esprimere cosa questo significhi, però per me suona, è come se suonasse, è come se ci fosse qualche... cioè riesco, come posso dire, a sentire una specie di musica, di ritmo, riesco, e soprattutto riesco a vedere, per me la matematica non è qualcosa di statico, molti la odiano, soprattutto, cioè io me ne accorgo dei miei studenti, perché vedono qualcosa di statico, di arido, di asettico, mentre per me non è tutto, per me è colore, per me è molto magico. Io per esempio riesco ad associare ogni numero a un sesso, cioè per me ci sono i numeri che sono maschili e i numeri che sono femmine. Vabbè, non so, vuoi chiamare l'ambulanza per questa cosa? No, quindi ci sono oppure le formule si muovono, non sono cose lì statiche, e soprattutto ho questo modo immaginifico di, io sono molto bravo, io ho difficoltà nel capire il senso dell'umorismo, tant'è che ho fatto delle figuracce nella mia vita incredibili, solo che poi ho imparato col tempo a far credere che in realtà facevo apposta a non capire, in realtà non capivo davvero, cioè era l'ultimo episodio è stato tipo per esempio al telegiornale sentì che in Umbria due paesi si sono trovati molto vicini dopo il terremoto, in realtà il giornalista voleva dire che visto la tragedia le popolazioni dei due paesi si sono avvicinate in maniera emotiva, io invece avevo capito che in virtù del terremoto i paesi si sono avvicinati perché si era spaccata la terra, ecco quelle figuracce che dicevo prima, però sono molto bravo nel fare le metafore, perché proprio perché ho questa visione immaginifica del mondo, riesco ad associare ogni immagine, un'immagine dell'immagine, quindi anche che non abbia una relazione, ma è relativa a una sensazione che io ho, quindi niente, questa è diciamo la mia percezione, quindi niente, basta. Ok, poi ho visto qua nelle domande c'è qualcuno che riprende questo tema, qui magari andiamo alla fine a rivedere le domande, il tema appunto della percezione, del modo di pensare, magari c'è qualche domanda più specifica. Quali sono i pregiudizi più frequenti che senti sullo spettro, sullo Asperger? Ecco, i pregiudizi più frequenti sono... Dunque, sono, allora, il primo pregiudizio che si incontra è il fatto che nel momento in cui tu magari sai parlare, sai fare una cosa, allora non puoi essere autistico, perché si associa l'autismo sempre a una condizione, alla condizione grave, quella, ed effettivamente la differenza fondamentale, ora si studia, cioè la sindrome di Asperger è qualcosa, cioè il disturbo di Asperger è qualcosa, è una persona, come dicevo prima, che ha tutti i mezzi per acquisire una sua autonomia, ma non sa come usarli. Quindi, infatti, ci sono persone Asperger che trasformano la loro passione in lavoro. Quindi, se c'è il bambino Asperger che gioca con le Lego, magari probabilmente quel bambino diventerà un ingegnere, un architetto. Se c'è un bambino a cui disegna ossessivamente sempre tutte le ore del giorno, probabilmente quel bambino, se messo nelle condizioni ideali, diventerà un artista. Ecco, l'Asperger non si può guarire dall'Asperger, perché appunto non è una malattia, è una sindrome, quindi fa parte della persona. La persona senza la sua sindrome non esiste, come se dicessi se tu non fossi estroverso. Ma non ha senso, se tu non fossi estroverso saresti un'altra persona. E quindi, diciamo, mi piace molto la frase del se non riesci ad uscire dal tunnel, allora arredalo. Quindi se l'Asperger è vista come un tunnel da cui tu non puoi uscire perché è la tua natura, però ciò che ti rimane è di arredare quel tunnel. Quindi grazie, per esempio, a un professionista, un operatore del settore, che può essere uno psicologo, un neuropsichiatra, un pedagogista,
La persona con la sindrome di Asperger può canalizzare il suo talento e renderlo utile per la sua vita, quindi far di quel talento una professione. E questo lo aiuta perché a quel punto la zona di, nel momento in cui l'operatore riesce a trasformare quel talento in una professione, magari, la zona di conforto della persona Asperger si allarga e allargandoci vive meglio. Quindi diciamo, un primo pregiudizio è questo. L'altro pregiudizio che si riscontra nelle persone Asperger è che appunto la loro condizione sia più riferibile a un problema, non so, che possa essere genetico, quindi si ricade sempre nell'idea di malattia, piuttosto che all'ambiente. In realtà, come prima vi ho descritto, come può essere la scuola, come può essere per esempio un ambiente competitivo, in realtà molto spesso l'ambiente agisce. Ha un'influenza maggiore di quanto noi pensiamo sulla persona con la sindrome Asperger. Cioè, se una persona Asperger non è a suo agio, non è, questo vale per tutti, questo vale per tutti, però c'è una capacità di adattamento inferiore e questa capacità di adattamento deriva molto dall'ambiente circostante. Ecco perché prima dicevo che come dire, allargare la zona di conforto è utile uscire da questa zona di conforto, come se andassimo a colonizzare pezzi di mondo che non abbiamo ancora esplorato e che magari ci spaventano perché all'interno di quei frammenti di mondo non c'è l'agiatezza che abbiamo nella nostra zona di conforto. Quindi è comunque utile uscire. Non è che l'ho fatto apposta, proprio perché quando ero piccolo io diciamo, non c'era informazione, non c'era, la sindrome di Asperger non era trattata come è adesso. Gli eventi della vita mi hanno portato a sperimentare cose che non avrei mai voluto sperimentare, quindi l'ambiente competitivo, piuttosto che il corso di nuoto, piuttosto che il catechismo, per me erano tutti i posti abbastanza, come dire, che mi davano una pressione. Io ricordo il lunedì per me, quando andavo a scuola, era qualcosa di terribile. Per tutti i lunedì, adesso mi piace anche il lunedì, perché so che il lunedì faccio, perché la domenica mi riposo, dovrei riposare, ma a me disturba riposare. Invece il lunedì faccio quello che mi piace, in realtà il lunedì mi piace. Riprendo a fare la matematica e quindi mi piace, però quando ero piccolo mi ricordo che lunedì era qualcosa di terrificante perché io vivevo per il weekend e ero quasi contento quando avevo la febbre, non dovevo andare a scuola piuttosto che al catechismo, piuttosto perché soffrivo molto le pressioni dell'ambiente circostante. Questi diciamo sono i due pregiudizi. Quindi il primo, quello che vi ho raccontato io, che in realtà la sindrome non è necessariamente qualcosa di alienante, totalmente alienante, e poi questo per cui l'ambiente è, come dire, collaterale rispetto. No, l'ambiente influisce molto sulla sindrome di Asperger, tantissimo. Ok, andiamo avanti. Qual è il contributo che può dare una persona Asperger al mondo? Anche diciamo, portando la tua esperienza, raccontaci un po', secondo te, come una persona con Asperger può contribuire? Allora, partiamo dicendo per esempio che molte persone Asperger sono hacker. Ora, questo è un modo negativo, se vogliamo, di contribuire alla società, però immaginate quel tipo di talento usato, non so, in polizia piuttosto che il talento informatico usato in un'impresa, quindi ci sono anche. Credo in Italia ci sia solo a Torino, ma all'estero ci sono dei posti che assumono l'Asperger. Cioè si richiede, e non lo si fa in maniera solo assistenziale,
perché aiutiamo questo poveraccio che altrimenti non troverebbe lavoro. No, si assume tentando di usare quella che è il talento di cui è dotato quella persona Asperger per quel tipo di lavoro. Nel mio caso, io faccio il professore. Quindi in realtà da una parte mi piace un sacco fare il professore perché mi piace spiegare le cose. Quando ero piccolo io avevo questa maniera di spiegare le cose, cioè mi piace spiegare le cose, come il funzionamento di qualcosa. Poi quando spiego la matematica lì si toccano vette sublimi. Il fatto di far capire anche agli altri qualcosa mi soddisfa. E in più, nel caso in cui, nel mio caso, io vado molto d'accordo con gli studenti più in difficoltà, paradossalmente. Di solito i professori di matematica vanno d'accordo con quelli bravi e tendono a credere incapaci o stupidi quelli che vanno male, come se la matematica sia la sola espressione o forma di intelligenza sulla Terra. No. Quindi io vado molto d'accordo con, proprio perché so che cosa significa, quindi so come adeguarmi alla persona che presenta una difficoltà. Quindi in realtà avere la sindrome di Asperger mi aiuta in due cose: una, perché vabbè, ho passione per quella materia, quindi riesco, io ho questa passione per la complessità, no? Trovare una ragione in qualsiasi cosa, trovare un ordine in qualsiasi forma, immagine o insieme di oggetti che mi si presenta, è sempre stata la mia compulsione, ecco. In più, tentare di spiegare quello che tu vedi agli altri, che possa essere una forma matematica piuttosto che un quadro, questo mi soddisfa. Terzo, aver avuto già dei problemi fa di te qualcuno su cui la persona che ha difficoltà può contare. Quindi in questo segmento. Ok, quindi la possibilità, c'è cioè il contributo, oltre diciamo al contributo che si può dare in termini, diciamo, chiamiamoli tecnici, cioè con la propria competenza al mondo, e anche in termini relazionali. Io ho passato queste difficoltà. Sì, tu, sì, ho sviluppato. Quando la persona è utile che la persona prenda consapevolezza del suo, perché se ci pensi tutti gli esseri umani sono molto empatici quando trovano qualcuno che ha il suo stesso problema. È difficile essere empatici verso qualcuno che non ha il tuo stesso problema, è difficile. Quando trovi, poi ci si riesce perché appunto l'umanità sta in quello, ma quando trovi qualcuno che ha le tue stesse difficoltà sei più empatico, e io ho sviluppato una certa forma di empatia per chi è in difficoltà, ma non solo relativa all'Asperger, ma anche, non so, che può essere una persona che è povera, che può essere una persona che ha un altro tipo di difficoltà a camminare, piuttosto che... E c'è da dire anche un'altra cosa. Prima raccontavo la questione del... che è utile per un ragazzo sapere di avere la sindrome Asperger. Perché? Perché, faccio un esempio banale, quando una persona di colore che abitava negli Stati Uniti nell'Ottocento si alzava la mattina e doveva andare nelle piantagioni perché era uno schiavo, aveva la società strutturata per i bianchi, no? Per i bianchi, quindi si sentiva sola. Poi è nato, che cosa ha prodotto quella solitudine? Per esempio ha prodotto il jazz, no? Come forma di consolazione per quella solitudine. Una persona diversamente abile, no? Si sveglia una mattina della metà del Novecento e vede la società strutturata solo sui normodotati. Quindi ci sono i marciapiedi alti che con la sedia a rotelle non si possono attraversare, ci sono le barriere. Tuttora in Italia abbiamo questo tipo di problematiche. Però che cosa c'è? Che cosa ha riscattato, per esempio, le persone diversamente abili? Le Paralimpiadi. Nelle Paralimpiadi un diversamente abile ha l'idea che lui può fare le stesse cose, può fare le stesse discipline dei normodotati.
E questo lo fa sentire meno solo. Allo stesso modo, una persona con la sindrome di Asperger, sapendo che ci sono altre persone, io faccio sempre l'esempio di Sheldon Cooper, che è il protagonista di The Big Bang Theory, no? Lui ha la sindrome di Asperger. Il fatto di poter vedere che una persona con la sindrome di Asperger abbia quel successo porta alla persona che guarda un senso di, come dire, di sollievo, perché sa che magari può arrivare anche lui ad altre persone, può essere apprezzato anche lui. Quindi in realtà è un po' lo stesso meccanismo, quello di empatizzi, il fatto di non sentir, di non, è, di non sentirsi solo, di non avere una società che è strutturata solo per le maggioranze, questo ti dà sollievo. Se riuscissimo a capire che in realtà la società, tutti noi apparteniamo a delle minoranze e non a un'unica sola maggioranza, diciamo, ne gioverebbero tutti. Fantastico. Allora, andiamo avanti. Sono l'ultima domanda, poi passiamo alle domande dalla sala virtuale. In realtà, diciamo, volevo chiederti se avevi altro da dirci oppure vuoi darci un indirizzo dove le persone possono contattarti per rimanere in contatto con Sì, te. no, mi possono contattare su Facebook, ho la pagina privata Facebook, possono mandare un messaggio se vogliono qualche risposta, sempre se sono in grado, perché io non sono un operatore del settore, è lungi da me quello di sostituirmi a chi sa fare bene questo mestiere. Posso magari, per concludere, raccontarvi una storia, che è la storia di Giove. Il pianeta Giove è Ce considerata, l'abbiamo qua, tra che tra l'altro. l'altro ce l'abbiamo qui sul muro, non è casuale. Ovviamente qui le proporzioni sono completamente sballate, perché Giove è molto più grande anche Saturno, eccetera, eccetera. Io ho visto prima che controllava, ora ho capito cosa stava controllando. Le Sì. dimensioni lì. Giove viene considerata una stella fallita, perché ha la stessa composizione del Sole, però una massa troppo piccola perché avvengono in esso le reazioni che gli permetterebbero di essere una stella a tutti gli effetti, di essere luminosa. Però al tempo stesso Giove produce più energia di quella che riceve dal Sole. Ecco, la persona Asperger è un po' come Giove. Magari può essere considerata come fallita perché non assomiglia al Sole, quindi non assomiglia agli altri, non assomiglia a chi vorremmo, a chi magari i genitori vorrebbero assomigliasse, però ha quell'unicità, quella specificità che gli permette di produrre da solo tutto ciò di cui ha bisogno e essere, come dire, far arrivare anche agli altri la sua unicità. Ecco. Mi piace pensare a Giove quando penso alla persona Asperger, come meccanismo. Ecco. Molto molto bella come immagine questa qua. Allora, passiamo alle domande che ci state ponendo qui in sala. Iniziamo, cercheremo di rispondere a tutte. Abbiamo 45 minuti di tempo, cercheremo di rispondere a tutte. Iniziamo dalla domanda, sì, ecco, questa è la prima di Stella. Ti senti vantaggiato o svantaggiato ad essere Asperger in questa società? Ti dirò svantaggiato. Allora, quando ero piccolo sicuramente svantaggiato, è chiaro, quello che faccio lo devo anche alla sindrome di Asperger. Quindi il fatto di essere un matematico, io lo attribuisco a quello. È chiaro che chiaramente sono diversamente matematico perché, per esempio, ho difficoltà quando devo andare in una conferenza perché ho problemi a viaggiare. Diciamo, altre problematiche, però alla fine dei conti, magari la mattina queste problematiche sono pesanti, però alla fine della giornata, la sera mi dico, cavolo, magari come prima nell'esempio della stella Giove, consideriamo più quello consideriamo più importante quello che abbiamo piuttosto che cercare quello che non abbiamo. Quindi questo vale anche un po' per tutti. L'infelicità deriva sostanzialmente da voler assomigliare a qualcun altro.
Mentre se ponessimo più attenzione a quello che abbiamo e ci concentrassimo su quello, molti problemi li risolveremmo. Poi ti rispondo, sì, io mi sento svantaggiato perché non, vorrei saper fare anche cose più semplici che tutti sanno fare più facilmente, io non riesco a fare, però alla fine, in fin dei conti, penso di aver avuto una vita che mi ha dato delle buone soddisfazioni. Qua Mirena ci scrive: sono fiera di te perché so anche quanto lavoro hai fatto per arrivare a questo giorno a Sì, parlare con lei è me. un'amica mia, quindi Ah, non ok, è di parte. è scorretto questo. Comunque ringraziamo Mirena. Noemi, io avevo sintomi di Asperger, poi ho seguito il protocollo cinese per curare autismo e ora non ho più i sintomi della sindrome Asperger. È possibile? Senti, io quello, l'unica informazione che io ho è che persone che hanno avuto la diagnosi di sindrome di Asperger in una certa età, dopo che ne so, 20 anni, se rifanno il test può non risultare più la sindrome di Asperger, ma non perché c'è stata la guarigione, o perché per esempio la percezione sensoriale rimane sempre, non è qualcosa che puoi, come dire, puoi educare. Ma semplicemente perché alla persona Asperger sono stati dati degli strumenti per avere un'autonomia. Quindi in realtà è proprio sbagliato il termine guarigione, perché non è una sindrome, non è una malattia. Sì, ha delle caratteristiche che disabilitano, possono disabilitare la persona. Però è una sindrome, non è una malattia, cioè è la specificità della persona. Se la consideriamo come un lato del carattere, che però va comunque seguito, curato, eccetera, eccetera, capisci bene che la parola guarigione è sbagliata. Ok. Stella ci dice: secondo te è più facile frequentare una fidanzata Asperger o comune come tante? Poi continua: puoi dare qualche consiglio riguardo l'aspetto dello sviluppo sessuale maschile? Come si può affrontare nel miglior modo? Mio figlio tra qualche anno ci entrerà in pieno. Questa è una bella domanda perché allora sicuramente così a priori ti direi che è più facile avere una ragazza, un ragazzo che ha lo stesso tipo di problematiche perché sa che cosa significa. Ecco, è il ragionamento che dicevo prima, quando tu hai qualcuno che ha il tuo stesso problema, empatizzi. Ora, chiaramente potrei anche dire che se un ragazzo sa fare, per esempio, suona uno strumento, è molto facile che riesca ad avere un rapporto intimo con la stessa persona che suona un altro strumento, perché magari suona la stessa orchestra, piuttosto. È difficile avere, secondo me è difficile che una persona Asperger riesca, come dire, a stare con qualcuno che in generale è già difficile di per sé tra le persone neurotipiche. Bisogna avere delle affinità. Nel caso di persona Asperger, oltre ad avere queste affinità, bisogna avere comprensione per le varie problematiche. L'unica cosa che posso dire al mio piccolo, posso consigliare, è quella di non metterlo in imbarazzo troppo dicendo, parlando di fidanzate, di come si può fare una persona, ma tu quando ci fai conoscere queste cose qua. Ecco, questo lo eviterei. Diciamo, io mi approccierei più in maniera naturale alla questione. Qua incontrerà, glielo auguro, qualcuna che sarà di questo tipo, però eviterei la pressione. Quella di dire, di, come dire, rapportarlo sempre agli altri adolescenti. Ok, poi Fulvia ci chiede: hai interessi assorbenti che disturbano la tua concentrazione mentre stai cercando di studiare altri argomenti? Se sì, come li hai risolti? Non li ho risolti, nel senso che la mia, come dire, la mia. Diciamo il mio interesse principale è la matematica da sempre ed è quello che occupa il maggior, in
maggior lasso di tempo durante la giornata. Certo, sì, mi capita anche di riconcentrarmi perché chiaramente una volta fu invitato in una conferenza, no? E raccontai qual è il modo di percepire, il modo di pensare che ho. Fici questo esempio, no? Allora, tu stai studiando un qualsiasi argomento, quell'argomento ti richiama un'immagine, quell'immagine ti richiama un'altra immagine, così via. Questo da una parte ti aiuta perché il fatto di pensare per immagini, in generale, per il pensiero dell'essere umano va bene, cioè dimostrare che, per esempio, tu riesci a memorizzare meglio qualcosa se associ a ogni parola, per esempio, una poesia, un'immagine o una situazione, riesci a memorizzarlo meglio. E questo vale anche per me questo vale tantissimo, però anche è anche vero che questo ti distrae, ti deconcentra perché fa sì che tu vada. Inizi un po' a volare col pensiero e a distoglierti da quello che è l'obiettivo dello studio che ti eri prefissato. Quindi in realtà non ho quel problema, non l'ho risolto. Quello che faccio io è un po' fermarmi e riprendere. Io ho un livello di concentrazione molto intenso, intensissimo, per cui potrei anche studiare in una discoteca. Per dire, però per poco. È molto intenso per poco, cioè ho una soglia di concentrazione più bassa, credo, cioè io me ne accorgo. Quindi ho tentato di ottimizzare quel lasso di tempo in cui io riesco ad essere concentrato abbastanza e a prendere ciò che mi capita dai momenti più in cui la mia concentrazione inizia a decrescere. Ok. Però non ho trovato un trucchetto, cioè lo sto trovando ancora. Ah, ok, work in progress. Sì. Angela ci chiede, ci dice: Ciao Giuseppe, sono un'assistente scolastica e seguo un bimbo di 7 anni a cui è stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Lui vive spesso in un mondo tutto suo, incentrato su personaggi videogiochi o conosciuti tramite video demenziali su YouTube. Come si può aiutare al distacco? Io a questa domanda preferirei non rispondere perché questa è una cosa molto delicata per cui dovrebbero occuparsi i professionisti. Perché dico questo? Perché è vero che magari quel videogioco rappresenta un ostacolo per quello che è la formazione di quel bambino all'interno della classe, però è anche vero che il toglierlo in maniera automatica, quel videogioco è la ragione d'essere di quel bambino. Lui, la sua identità si esercita in quel personaggio di quel videogioco, no? Quindi quel bambino senza quel videogioco adesso non esiste, cioè avrebbe dei problemi perché gli togli tutto quello che lui è con quel videogioco. Quindi chiaramente i professionisti sanno in che maniera si può a poco togliere ma non eliminare del tutto. Perché, ripeto, secondo me potrebbe essere traumatico. Quindi il professionista sa come intervenire in quella situazione e quindi in che modo può, a poco, quello che dicevo prima nell'intervista, cioè allargare a poco la zona di conforto, no? E se vogliamo canalizzare al meglio le tue capacità. Quindi magari un giorno quel bambino sarà in grado di scrivere una storia in cui il protagonista di quella storia è quel personaggio dei videogiochi. Quindi riuscirà a canalizzare quell'ossessione in qualcosa di più propositivo. Però togliergli adesso il suo gioco preferito, perché deve assomigliare necessariamente agli altri, no? Ora, immagino che non sia il caso, non voglio, stavo an parlando anche per sommi capi. Ok, perfetto. Natasha chiede: esci volentieri o preferisci rimanere a casa? Questo è facile, preferisco rimanere a casa, però no, esco anch'io, dipende, cioè, tipo a me piace vedere piace andare al cinema, per esempio, quindi al cinema ci vado volentieri, però per esempio non soffro se devo andare in un posto troppo rumoroso, quindi dove c'è per esempio una giornata dove si suona,
perché se non posso parlare con, cioè non posso spiegare delle cose al tavolo, ho difficoltà ad uscire, quindi in generale sono più a casa, però esco, sì, no, esco, esco. Ok. Ok, Angela continua sempre a descrivere quel caso che aveva prima di quel bambino, mentre un'altra Angela ci chiede: Buonasera, sono qui ad ascoltare un mio coetaneo e compaesano. Tra l'altro sono anche un insegnante di sostegno di non autistico e quindi sono molto interessata alla tematica. Capire cosa si prova in prima persona. Non è una domanda, è un È un commento. Sì. commento questo, anche questa conosco pure, dice compaesano perché forse della Puglia, No, giusto? non lo so, Angela, non lo so. Cioè, no, no, ma sì, forse, non lo so. No, ne conosco tante Angela, quindi. Identificati, Angela. Gabriella ci chiede: ci sono Asperger che fanno fatica a leggere e che apprendono attraverso la televisione. Questo può bastare a renderli adulti responsabili? Certo, no, io leggo molto, però non leggo tanto nello stesso momento, cioè tento di leggere poco e spesso, io leggo tutti i giorni, ma non leggo tantissime pagine perché non ci riesco. E vedo anche molta TV e documentari, però è chiaro che non si può basare la formazione solo sulla TV perché la TV è lei che a dirti cosa guardare e cosa non guardare. Mentre sui libri hai tu più capacità di scelta. La televisione è più, come dire, più trainante da questo punto di vista, è perché decide la TV cosa darti. Poi è chiaro, c'è anche nella televisione una scelta, io posso scegliere di vedere quel canale piuttosto che l'altro. Però la scelta è molto più limitante rispetto ai libri, ma anche con internet, basta anche, non so, tanti io leggo tanti articoli su internet, su riviste online, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non è. Quindi no, la formazione deve passare, secondo me, necessariamente anche dai libri. Ok, perfetto. Poi magari se hai problemi a leggere, leggi poco, come faccio io, non leggere tantissimo allo stesso momento, perché. Io non so, soffro anche una stanchezza fisica dopo aver letto Allora, come me, io leggo poco, ma spesso durante la giornata. Ok. Cristina ci chiede: quale approccio è stato adottato per te? Terapia ABA? Non lo so, semplicemente bisognerebbe chiedere all'altro video d'angelo, È qui, tra l'altro, però si nasconde. non lo so, Mi dico cognitivo, vieni qua, vieni attivo in mi diretta. dicono cognitivo comportamentale. Qui è appena arrivato il dottor D'Angelo, Guido D'Angelo. Allora, Okay. vuoi rispondere tu a questa domanda? Quale approccio è stato adottato per Giuseppe? Descriverci un po', svelarci dietro le quinte, magari c'è qualcosa che anche Giuseppe non sa. No, perciò mi capita, possiamo dire, è stato utilizzato un approccio cognitivo comportamentale, perché quando c'è un funzionamento elevato come quello di Giuseppe, si può lavorare anche sui pensieri, sulle cognizioni, questa cosa è stata utile. Chiaramente sempre molto centrato sul metodo APA, infatti abbiamo raccolto dati, abbiamo fatto anche dei grafici, quindi, Sì. che era una cosa che peraltro era utile perché era visivamente saliente. Anche se era una rottura, cioè, diciamo Sì. che era Infatti difficile, però. io ero tutto contento perché mi sono qui, facciamo anche il grafico da questi dati. Diceva sì, ma tanto a me interessa la parte matematica, non tanto la parte statistica. Ok, allora andiamo avanti. Anna Maria ci chiede: hai parlato di sensibilità sensoriale, memoria emotiva più accentuate. Come riesci a trovare un equilibrio tra il tuo mondo emotivo amplificato nelle relazioni interpersonali, nelle quali conta più manifestare che sentire? Questo è quello che dicevo prima, la bulimia del romanticismo dell'epoca in cui viviamo, per cui tutto deve essere abbraccio, bacio, cuore sulla chat, eccetera, eccetera. Ecco, è giusto il termine, quindi,
Sì, questo è un problema perché si basa molto sulla manifestazione, come diceva, però alla fine sono contento così perché almeno nel mio caso c'è autenticità. Quindi la manifestazione molto spesso è fuffa, per cui è come dire, è la scarica di adrenalina del momento, quindi il dire ti amo sulla chat dopo un giorno piuttosto che altre parole, quelle parole che usate voi di solito. Quindi sono, ecco, sì, è difficile conciliarlo perché magari fai anche la figura di quello freddo, però in realtà sono a mio agio così, cioè sarei a disagio nella manifestazione, anche perché non ne sarei in grado, cioè io non sono in grado di abbracciare qualcuno dopo un secondo che io vedo questo, ecco. Tranne a meno che non si tratti di una fan. Il fan ci stringiamo la mano. Ok. Allora, Angela ci chiede, con una Asperger che tende a controllare il mondo esterno, imponendosi, è giusto concordare insieme a lui o meglio guidarlo imponendosi in quanto suo educatore? Una domanda un po' contorta. Sì, no, però ho capito cosa vuol dire. Lui vuol dire, allora, in realtà imponendosi, chiaramente è un compromesso, però per esempio nel caso, quando faccio il professore, io non mi pongo mai sullo stesso piano degli studenti, ma non per altezzosità, per arroganza, più che altro, ma perché la persona che tu stai tentando di educare deve guardarti un gradino sopra, perché è in quel modo che si fiderà di te. Se ti poni tu allo stesso livello della persona che è di fronte, che stai tentando di educare, stai tentando di questo chiaramente non è sempre, però io ti dico quello che magari faccio io con gli studenti. Lo studente, tu devi avere una credibilità con lo studente. Per avere questa credibilità devi cercare di essere sempre un gradino sopra. Per vedere, non so, intendo che non devi magari mostrare tutte le tue debolezze, non devi magari mostrare quelli che possono essere le tue problematiche, ma devi cercare di dare l'idea di essere qualcuno su cui si possa puntare. Per fare questo devi, lui ha usato la parola imporre, come non è tanto un'imposizione, ma ci deve essere quasi... bisogna adottare una modalità attraverso la quale tu possa far sì che l'altra persona si fidi, essere un punto di riferimento, quello bisogna. Quindi in realtà non bisogna mai mettersi, secondo me, come educatore allo stesso livello, perché se ti metti allo stesso livello corri il rischio che nessuno dei due cresce. Invece così, stando, avendo sempre un po' di distanza, non troppo, un po' di distanza, ci si traina. Perché tu devi mantenere sempre la stessa distanza. L'altra persona deve sempre cercare di mantenere la stessa distanza dal basso. Quindi insieme si cresce. Quindi educatore e persona che è di fronte crescono. Se invece ci si pone allo stesso livello, si rimane là. Quindi questo... Ora poi... Veramente, ripeto, non sono un operatore del settore, quindi non posso dare dei consigli di merito tecnici come può fare Guido, quindi non, questa è la risposta che, diciamo, posso dare. Perfetto, vuoi aggiungere qualcosa? No, sono assolutamente d'accordo con Giuseppe. È importante, non è imporre, soprattutto con le persone con autismo o sindrome di Asperger, perché imporsi scatena immediatamente il no di solito. Quando però c'è una relazione forte, quando si mostra il valore della proposta, è molto più facile far passare delle regole che altrimenti non accetterebbero. Quindi è molto importante creare prima una buona relazione di base, fare tecnicamente un buon pairing e poi si possono proporre dei cambiamenti. Ok, perfetto. Allora, Maria Francesca ci chiede: buonasera, grazie per questa bella iniziativa. Vorrei capire meglio la rigidità alimentare nell'autismo, quali le motivazioni, le difficoltà ad accettare normalmente. Può darci qualche suggerimento? Senti, io sono... questa è una domanda abbastanza
toccante, anche se può sembrare un po' superficiale, però effettivamente il rapporto con l'alimentazione è abbastanza particolare. Io mangio praticamente sempre le stesse cose. E tipo, banalmente, il minestrone, se non è, come si dice, passato, non lo mangio. Eppure sono le stesse cose, però ho una percezione diversa di quando lo mangio, quando è passato. Quindi non ho dei suggerimenti, non ho da dargli. Ho tentato, in generale, non solo col cibo, ma anche per qualsiasi altra cosa, per fare qualcosa che non entra in quella che è la mia zona di conforto, che può essere anche un viaggio piuttosto che un cibo che non ho mai assaggiato, piuttosto che andare a fare qualcosa che non mi piace fare, ho sempre tentato di rapportarlo, di renderlo utile per qualcosa che mi piace. Allora, per fare un esempio, per andare a correre, per esempio, siccome io ho la fissa di avere sempre la cognizione al massimo, di essere sempre mentalmente sveglio, abile, lucido, eccetera, eccetera, ho associato il fatto di andare a correre al fatto che in realtà correre fa bene al cervello, quindi questo mi porta ad andare a correre. Quindi se quel cibo, per esempio, mi può dare più concentrazione, allora anche se non mi piace io lo mangio. È un po' come io le verdure le odio, però sono un male necessario. Quindi ora sto scherzando perché vedo che non riesce a servire, quindi non ha fatto effetto. Però in realtà cerco la cosa che non mi piace, che non mi è gradita, cerco sempre di rapportare che mi può essere utile a lungo andare. Quindi così mi dà così da approcciarlo meglio. Ok, grazie. Questo penso sia un ottimo consiglio, veramente. Non per tutti, cioè, bisogna essere in questo caso è un po' cinico, però a me aiuta. Io uso questa no, questo è un buon consiglio a prescindere per tutti, no? Quando associare qualcosa di positivo a lungo termine, magari qualcosa di negativo a breve termine. Sì, questo no, infatti sì, sì. Consiglio. Teresa ci chiede: salve, hanno diagnosticato al nostro bimbo un livello 1 dello spettro autistico. Alcuni lo chiamano Asperger, altri no. Oltre alla difficoltà relazionale, lui a volte gli prende la fissa di girare quello che gli capita tra le mani. È una cosa che succede anche a te? Vorrei sapere cosa prova e se è giusto. No, a me non è successo. Cioè, avevo delle... quando ero piccolo necessitavo di avere sempre qualcosa prima da stringere, piuttosto, con cui si potessero fare azioni ripetitive, perché adesso per esempio un elastico, una cosa... Ora no, questa maniera mi è passata. Diciamo che se mi capita qualche oggetto tra le mani, sì. Però forse questa può rispondere sì, a me. Però magari vedere una prospettiva interna, per esempio quando raccontavi il discorso del cestello della lavatrice. Ah, ok, sì. Allora, in quel caso, tra i miei vari manierismi, c'era quello di guardare il cestello della lavatrice che girava. È una cosa che mi rilassava anche. E però trovavo, è strano da dirsi, conforto nell'azione ripetuta. Quindi questo vedere il vortice della lavatrice mi dava quasi sollievo. È lo stesso l'elastico che si poteva tirare, lasciare, tirare, lasciare, tirare, lasciare, mi dava una sorta di sollievo. Oppure avere tipo lo yo-yo che si poteva lasciare per poi ritrarre, erano tutte cose che mi, come dire, è come se fossero, fungessero da antistress. Ok, quindi sì, magari invece Guido, tu puoi parlarci dell'altro aspetto, non tanto l'aspetto sensoriale, ma della funzione di quello, ma di questo tipo. Diciamo che la regola è un po' quella che dava Giuseppe prima rispetto agli interessi speciali. Gli interessi speciali, qualsiasi forma essi assumono, in alcuni casi sono movimenti ripetitivi, vanno considerati rispetto al repertorio delle persone, la funzione che hanno per quella persona.
giocare con degli oggetti è una cosa che può essere utilizzata e va comunque rispettata. Sicuramente, se il movimento stereotipato interferisce poi in maniera significativa con l'apprendimento, va ridotto o bisogna renderlo più funzionale. Quindi, partendo da quel movimento, si vanno cercate diverse variazioni, bisogna capire dove arrivare da quel movimento. Quindi, va a far ruotare gli oggetti. Quanti oggetti può far ruotare? Possiamo rendere quell'interesse più funzionale, fare in modo che ci siano tanti oggetti che girano, su cui siano mostrati interessi, in maniera tale che l'interesse piccolo così pian piano si espanda e non diventi poi qualcosa che restringe, il repertorio della persona, ma lo aiuta ad aprirsi a una pluralità di altri interessi. Ok, perfetto. Allora, Anna Maria ci dice: io sarei grata se mi passassi il tuo contatto Facebook perché la tesi di laurea che sto facendo mi interessa per capire come vive la sua costellazione emotiva per una persona con la sindrome di Asperger. Grazie in anticipo. Abbiamo detto che il contatto Facebook basta cercare Giuseppe Giuseppe Stancarone. Stancarone, poi soprattutto questo è un contributo scientifico, io sono molto sensibile per i contributi scientifici. Lo scrivo qua in chat, il Sì, nome spero di preciso, anche se trovare. l'avete Sì, ricevuto nella foto ci via sono io mail. a testa in giù, quindi Ok. Una Giuseppe foto un po' Stancarone, meravigliosa. una foto sobria. Ok. Lo metto qui in chat il nome, così poi potete cercarlo e chiedere il contatto. Ah, ok, Mirina, ah, ci ha già pensato Eh Mirina, sì, vedi, perché lei si è ormai già tra gli amici. diventerai virale tra poco, dovrai rispondere a migliaia di richieste di amicizia, messaggi, quindi Spero che prepara. Facebook consideri un euro a messaggio per contributi. Ok, allora Cinzia ci dice: Giuseppe, come gestisci la vita di tutti i giorni, nel quotidiano, questa sensibilità agli stimoli? Qui uso la tecnica della nonna, che è l'evitamento praticamente, cioè tendo, quello in realtà non ho idea di come si possa evitare, nel senso piuttosto che non sentire, di non andare in una strada trafficata, non mettetevi tanti, perché è pericoloso, perché magari non sentite poi l'avviso, l'allarme che vi stanno dando per strada, però in realtà gli stimoli sensoriali, quelli che mi danno fastidio, tento di evitarli. Lì non ho una. Non mi. È anche difficile perché poi se mi prevedi, è chiaro che tu sai che in quel posto, quel giorno ci sarà un baccano incredibile, quindi non ci vado. Perché poi magari hai bisogno di una pausa sensoriale, perché poi. Stanca una cosa, cioè per dire una cosa, un esempio stupidissimo: una volta al mare, dopo tante ore che rimanevo al mare, mi era diventato pesantissimo sentire le onde che sbattevano solo contro gli scogli. Ero stanco, cioè avevo, sentivo, è come se avessi la sensazione di avere l'udito stanco. Quindi in realtà, lì in quel modo stai meno al mare, ecco. Quindi è come un po' il concetto della lettura, prima, assimilare poco, e non tentare in maniera anche frivola di assomigliare agli altri e quindi di rimanere un po' anche a costo della sofferenza. No, fregatevene un po' di più, ecco. Quindi evitate se possibile, cavolo, cioè mostratevi magari anche superiori, chi se ne frega, però l'importante è, diciamo, il conformismo non vale mai la sofferenza, sensoriale, quindi assimilate poco e al massimo trovate una scusa, dite che vedete, non so, poi pensateci, se mi viene una battuta la faccio dopo, andiamo avanti. Ok, Daniela, se un ragazzo è completamente estraneo all'idea di poter essere Asperger, come lo si può avvicinare alla diagnosi? Questo però non dipende dal ragazzo, perché se il ragazzo non conosce, non può lui in che modo gli possa venire in mente. Quindi più che altro qui va dal,
diciamo, questo lavoro va fatto da più che altro deve essere fatto dalle istituzioni. Dalle istituzioni perché? Perché oltre banalmente a livello puramente informativo, quindi non so, fare dei banchetti, il sistema sanitario nazionale potrebbe fare anche più pubblicità, non solo durante la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che è il 2 aprile, vero? Che è il 2 aprile, ma anche fare, diciamo, delle campagne in periodi più lunghi. Poi c'è anche un'altra cosa da aggiungere. Allora, molto spesso, allora, io prima ho detto che sono contrario all'assenza di difficoltà, perché l'assenza di difficoltà in realtà non ti dà gli anticorpi per poter, come dire, acquisire una certa autonomia. Ora, il problema qual è? Che molto spesso il genitore può avere un'aspettativa nei confronti del professionista, cioè il genitore può avere l'aspettativa per cui, portato il bambino, la bambina dal professionista, improvvisamente nell'età della pubertà, dell'adolescenza, il bambino o la bambina si trasformerà in una star di teenager. Cioè, in realtà non è così, non è così semplice, non è così. Il punto qual è? Che questo è controproducente perché? Perché molto spesso poi il professionista che viene pagato dai genitori ha spesso, non è in tutti i casi, la tendenza ad accondiscendere la richiesta del genitore. Mentre se noi potenziassimo il sistema sanitario nazionale per quanto riguarda gli interventi anche sulla sindrome dell'Asperger, noi avremo delle persone che sono pagate da terzi, che quindi non hanno un interesse nella condizione del genitore e che sono più portati a prendere il caso con la più alta oggettività possibile. Ok? Non so se sono... Quindi in realtà il ragazzo può... Ora mi è venuto in mente, forse la Daniela sa che questo ragazzo può avere la sindrome d'Asperger e non sa come dirglielo. Magari, quindi forse questo voleva dire, in realtà non, io credo che parlarne così a freddo possa essere traumatico, magari si può inventare anche una sorta di casualità, che in realtà non è casualità, fargli leggere qualcosa che parli dove ci sono magari elencati caratteristiche si riferiscono al ragazzo in questione. Però in generale va potenziato sicuramente il sistema di informazione, anche questa intervista che stiamo facendo noi è molto utile, certo. Però se ci pensiamo, le persone che stanno seguendo già conoscono, andrebbero fatti degli interventi su persone che non conoscono, che vi posso garantire che sono davvero tante, quindi è un po', diciamo, sono le istituzioni che qui dovrebbero impegnarsi di più. Questo aggiungere qualcosa? Diciamo che il consiglio di Giuseppe di farlo conoscere gradualmente in maniera così casuale, secondo me è l'ideale, perché in questo modo si ha in qualche modo una scoperta guidata, cioè la persona con sindrome di Asperger impara poco a poco cos'è la propria sindrome, e la scoperta deve essere guidata, perché è importante esporla a dei modelli positivi. Difficilmente una persona vuole percepire se stessa come un outsider, cioè come qualcuno che non fa parte di un gruppo. Ci arriva col tempo a essere orgogliosa della propria condizione, ma essere percepito e sentirsi diverso dagli altri di solito non è una cosa che serve. Quindi quello che facciamo di solito è mostrare come funziona una persona con sindrome di Asperger, quali sono le caratteristiche e i pregi, e chiedere al bambino o al ragazzo se si riconosce alcuni di questi. E dopodiché guidiamo la scoperta gradualmente. Poi i tempi e le modalità con cui va condotta vanno sicuramente ritagliati su una persona specifica. Giuseppe, questo è quello che ha fatto con te? No, io sono andato già da lui sapendo, sì. Quindi le ho facilitato il lavoro. Sì, si era già fatto la diagnosi, lo so fare male. Sì, sono andato. No, vabbè, no, questi no, ne ho niente, basta. Sono andato già, ho semplificato il lavoro. Ok, allora Daniela sempre ci chiede: quali sono le cose
hai più difficoltà a fare nella vita di tutti i giorni? Sicuramente viaggiare in posti in cui non sono mai andato. Per quanto sia bello razionalmente, però una difficoltà nell'atto preparatorio del viaggio, che può essere anche la sua valigia e anche la distorsione visuo-spaziale che posso subire andando in un posto che non ho mai visto, quello mi turba abbastanza. Ora è migliorato molto, cioè sono più pronto, però mi dà ancora un senso di angoscia quando devo spostarmi in posti che non ho mai visto. Ok. Margherita chiede cosa insegni? Ti piacciono le lingue? Dunque, io insegno matematica e fisica, la matematica è una sorta di linguaggio. Devo dire che ho avuto difficoltà, le lingue mi piacciono, soprattutto quelle che hanno un alfabeto diverso, anche se non le studio, però a priori credo mi piacerebbe perché studiavo come, cioè ho fatto il latino a scuola, quindi lì avevo lo stesso alfabeto, però era molto, la maniera di studiare il latino era molto simile a quella della matematica, ci voleva molto. C'era molto ragionamento logico, eccetera, eccetera. E credo che mi piacerebbe imparare qualche lingua con gli alfabeti che hanno un alfabeto diverso, per esempio il cinese e l'arabo. Ho avuto difficoltà a imparare l'inglese, pur essendo una lingua che ha una grammatica semplice, perché dunque, avendo una concezione del linguaggio molto una volta avevo una concezione del linguaggio molto letterale. E sappiamo che in inglese invece devi andare più a senso, cioè non puoi tradurre in inglese la stessa cosa che dici in italiano, la devi dire in maniera diversa. E questo, diciamo, questo passaggio lo trovavo difficile perché dovevo passare dal letterale come si dice? Figurato. Ecco, sì, ho figurato. E questo passaggio mi era difficile. Ecco perché all'inizio mi ricordo avevo la difficoltà a parlare l'inglese proprio perché non trovavo, ed è così perché l'italiano è una lingua neolatina, l'inglese no, e avevo questa difficoltà poi a esprimermi in inglese proprio perché avevo questa difficoltà, questo passaggio. Però in generale le lingue non sono una mia passione, però la studierei volentieri, è una lingua difficile. Ok, Giulia chiede, come vivi i rapporti con le altre persone? Ti piace stare in compagnia? Non posso rispondere in maniera generale. Sì, dipende per cosa. In generale, compagnia fine a se stessa no, cioè, però se. Dipende da tante cose. Diciamo che in questo non credo di essere diverso dagli altri, semplicemente un range più ristretto di persone con cui avrei l'agio a stare. Però in quello non credo ci sia una differenza fra una persona asperger e una persona neurotipica. Semplicemente la persona neurotipica si adatta più facilmente, quindi sa stare subito con uno sconosciuto piuttosto che una persona asperger. In realtà no, semplicemente ho un range più ristretto di persone che comunque questo non vincola il fatto di poter conoscere anche altre persone. Io la maggior parte delle amicizie che ho le ho in nome di un interesse, nel senso che non so, ho conosciuto quella persona perché non so, sono andato a qualcun convegno. Oppure quella persona condivide la mia stessa passione per la matematica, piuttosto quella persona per l'arte. Quindi diciamo, non, a memoria non credo, a parte i miei genitori e mio fratello, non ho legami o tutti i parenti, non ho legami costruiti sull'incontro fine a se stesso, ma sempre con interesse in sottofondo. Ok, perfetto. Rispondiamo alle ultime domande. Pietro dice: i pitagorici associavano una valenza sessuale ai numeri per loro i numeri pari corrispondevano al femminile e dispari al maschile, anche se tu ti senti in questa maniera? No, la distinzione non è tra pari e dispari. Per me ogni numero ha per esempio 144 è femmina, 144
12 è femmina, il 13 è maschio. Però non ve lo so dire, perché possiamo anche provare a fare, cioè tutti noi ripetere due volte, che se non c'è il trucco di... ma no, non è trappare il dispari, no? Diciamo che mi piace il numero di dispari. Prima mi piacciono più quelli pari, perché li puoi dividere, sono più maleabili. I numeri dispari sono un po' più antipatici, perché molto spesso la radice, no, che può capire che la radice non esiste, perché il numero dispari può essere primo. E quindi non è divisibile per un bel niente, se non per uno, per se stesso. Però invece adesso mi piacciono i numeri di più, i numeri dispari, perché sono più particolari, perché sono appunto adesso, anche i numeri primi, ci è fatto un libro, la solita dei numeri primi, perché sono unici, hanno una loro caratteristica e specificità. Suddividere i numeri tra pari e dispari, non mi provoca nessun tipo di sensazione forte. Però ricordo che prima invece 13 non ti piaceva, il 91 continua a piacere. Sì. In generale, poi 13 ci sono sempre le eccezioni. Sì, ma il 13 continua a non piacermi, ti guarda male. Il 101 anche non mi piace. Come il numero pari che non mi piace, per esempio, è il 48. 48. Non mi so dire perché, però. Così a pelle. Diciamo. Sì, no, non mi piace il 48. Ok. Allora, rispondiamo all'ultima domanda. Scusate, gli altri purtroppo non abbiamo il tempo, siamo in chiusura di rispondere alla domanda. La domanda è di Claudia. Secondo te c'è differenza tra autismo adatto funzionamento e la sindrome di Asperger? Guarda, io non, si tratta di una sfumatura. Secondo me no, ma semplicemente perché non attribuisco a quei due nomi un'etichetta. Nel senso che cioè, si poteva chiamare anche in altro modo, però le difficoltà sensoriali che ho sono quelle. Cioè, in tutto il ragionamento che noi abbiamo fatto quest'oggi, l'assolutezza sta solo in quello che tu vivi nella vita di tutti i giorni. Poi i nomi che vuoi, la nomenclatura che scegli per classificare quel tipo di disturbi è una cosa che serve più all'operatore, al professionista, piuttosto che alla persona in sé. Quindi che si chiami in un modo piuttosto che in un altro, tipo per esempio c'è stato, quando si è passato dagli SM4 agli SM5, la sindrome di Asperger è scomparsa, ma non perché sono scomparse le Asperger, semplicemente si è unita la nomenclatura come disturbo dello spettro autistico, quindi anche la dicitura di autismo adatto funzionamento si è inclusa in quel tipo di quel nome. Però appunto è solo un nome, le caratteristiche delle persone rimangono. Quindi in realtà non è tanto l'etichetta. Ripeto, quello serve per la scienza, ma per la vita di tutti i giorni quella nomenclatura ha poco influenza, secondo me, è poco influente. Vuoi aggiungere qualcosa? No, penso che tu sia stato chiarissimo. Ok, perfetto. Va bene, allora noi vi salutiamo, siamo stati contenti di essere qui con voi per quest'ora e mezza abbondante. Ringraziamo José perché ci ha dato un'ora e mezza di una lezione non solo sull'Asperger o sul spettro autistico, così come volevo chiamarlo, abbiamo capito che non è assolutamente importante, ma anche sull'insegnamento, sul panorama dell'insegnamento in Italia in questo momento. Permettetemi di dirlo, sulla vita penso che ci siano tante piccole lezioni. Se nei prossimi giorni vi rivedrete la registrazione, vi consiglio di andarvela a rivedere e di vedere ogni singolo passaggio con calma, perché ci sono tante piccole lezioni che si possono prendere. Io personalmente ne ho contate tantissime, ne ho viste tantissime, quindi... Ti vedevo migliorato, effettivamente. E quindi, veramente, grazie per tutta questa ricchezza che ci hai donato oggi. Spero che anche voi, anzi sono convinto che anche voi l'avete percepita. Se volete contattare José, non inondate la sua bacheca, mandate messaggi in privato possibilmente, oppure la posso inondare? No, la bacheca no, okay. Perché metto ordine tutti i giorni, quindi... Okay, messaggi in privato su Facebook, José Stancarone. Grazie anche a te Guido per essere grazie a voi intervenuto. Grazie a José per aver contribuito.
È sempre grazie un piacere, grazie a voi. Ci vediamo al prossimo appuntamento, allora. Buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti.